Ho creato una squadra composta unicamente da regen su FC24. TR, che cos'è un regen? E dammi un attimo, ho iniziato il video da letteralmente 8 secondi. Quando in modalità carriera un giocatore si ritira dal mondo del calcio, per evitare di rimanere senza player nel database, la stagione successiva il gioco va automaticamente a generare una sua versione più giovane. Esempio, Cristiano Ronaldo decide di ritirarsi a giugno 2025. A luglio 2025, passando da una stagione all'altra, FC24 farà spawnare un nuovo giovanissimo attaccante portoghese di 17-18 anni, con la stessa data di nascita e lo stesso potenziale in game. Cambieranno solo nome e aspetto fisico, ma di fatto avremo a disposizione un giovanissimo CR7. Quindi sì, potenzialmente potremo riuscire a creare una squadra con tutti i più grandi campioni degli ultimi 15 anni della storia del calcio. Come se la caveranno con un'unica maglia? Probabilmente bene, ma scopriamolo insieme. Dunque, credo di aver già detto tutto ciò che devo dire, quindi passiamo subito a conoscere la squadra protagonista di questo video. L'FC Fenice che militerà in Serie B al posto della Feralpi Salò. Chiedo ufficialmente scusa a Samuel Pizzignacco. In ogni caso, la prima stagione sarà quasi completamente inutile, dato che i primissimi regen spunteranno fuori soltanto all'inizio della seconda season, ma iniziamo a segnarci un po' di nomi. Nomi di giocatori over 32 con il contratto in scadenza nei prossimi 2 o 3 anni, possibilmente. Come ad esempio Luka Modric, che pare non avere intenzione di ritirarsi. Discorso uguale identico anche per Dani Parejo, sono tutti quanti in scadenza tra un anno, ma tutti quanti con l'intenzione di continuare a giocare, evidentemente. Insomma, di giocatori ce n'è parecchi, mi segno tutti quelli in scadenza da adesso fino al 2027 e pian piano teniamo traccia di chi si ritira e chi no. Signori, ce l'abbiamo, abbiamo il primo, Thiago Silva, 38 anni per lui, si ritirerà al termine di questa stagione, quindi l'anno prossimo dovremo tenere d'occhio i giovani centrali difensivi brasiliani. Questi sono tutti nomi di giocatori in scadenza nei prossimi 2 o 3 anni e che hanno un'età ormai prossima alla pensione, tra virgolette. Gli unici due che mancano dalla lista sono il già citato Thiago Silva e Sergio Ramos. Già l'anno prossimo avremo due difensori molto importanti per il 3-4-2-1 che intendo adottare, però per il momento ancora non c'ho nessuno, quindi la squadra giocherà con il suo modulo standard. Io non tocco niente, skippa direttamente all'inizio della stagione 2 e vediamo poi dove andare a pescare Thiago Silva e Sergio Ramos. Intanto concludiamo questa primissima stagione in Serie B al 13° posto, il che vuol dire Serie B anche l'anno prossimo. E ora che siamo al 1° luglio del 2024, anche all'inizio della seconda stagione, andiamo a cercare i due regen di Thiago Silva e Sergio Ramos. Come si fa a fare questa cosa? Anzitutto devi smashare like a questo video, mi raccomando, che è importante. Dopodiché, per trovare il regen di Thiago Silva, che vi ricordo si è ritirato con la maglia del Chelsea, dovremo cercare un giovanissimo difensore centrale brasiliano in Premier League. Non è detto che sia di nuovo al Chelsea, può essere finito altrove, ma sarà sicuramente in Premier League. E infatti eccolo qui, Adriano Almeida, 18 anni, difensore centrale dello Sheffield, che mostra un ottimo potenziale. Ora, mi sono dimenticato di fare una cosa importante, ma il suo overall di partenza è 79, raga, 79. Ok, i regen sono sgravatissimi quest'anno, perché sono sempre stati forti, ma mai così forti. Mentre per trovare Sergio Ramos, che giocava nel Siviglia, dovremo cercare uno spagnolo nella Liga Spagnola, e questa persona non è nessuna di queste, quindi molto probabilmente lo troveremo tra gli svincolati e non nel campionato spagnolo. Ogni tanto succede anche questo. Dovrebbe essere lui, credo che sia questo Julio Gallardo. Potrò confermare la sua identità soltanto una volta ingaggiato, ma suppongo sia lui perché era il miglior difensore centrale spagnolo in circolazione. E vediamo se per puro sbaglio qualcun altro dei giocatori che ci siamo segnati sta per ritirarsi. Ed ecco qua il primo, Edin Dzeko, signori. E la cosa bella è che non è l'unico, perché oltre a Dzeko si ritirerà pure CR7. Ma abbiamo pure l'esterno, salve Di Maria. Dal prossimo anno ci divertiamo, eh. Ok, no, come non detto, in realtà purtroppo sono gli unici tre. Ma intanto andiamo a ingaggiare Gallardo e Almeida. E sì, vi confermo che Julio Gallardo è il regen di Sergio Ramos, perché come Sergio Ramos è nato il 30 marzo. E sapete cosa potrei fare in questo momento? Andare a cercare tutti quanti i giocatori over 33 dei principali campionati europei, per vedere se si ritira qualche top giocatore che magari mi è sfuggito di mente. Come ad esempio Ilkay Gundogan, che è in scadenza ma non prossimo al ritiro, visto? Non è stata una cosa stupida. Virgil van Dijk, ecco, anche lui potrebbe essere buono per un eventuale ritiro. E lo so che qualcuno di voi potrebbe dire: TR, ma Jamie Vardy? Vardy non conta, perché il potenziale dei regen non è quello massimo che questi giocatori hanno avuto nella loro carriera, è il potenziale che hanno su FC24, ok? Comunque non ho trovato nessun altro, quindi skippiamo alla fine di questa stagione e teniamo d'occhio cosa combinano i buoni Almeida e Gallardo. Stagione numero 2 di gran lunga peggiore rispetto alla prima, ma tanto chi se ne frega, perché finché non abbiamo i regen non dobbiamo andare da nessuna parte. Ma in realtà due regen li abbiamo e sono cresciuti pochino, perché non gli ho dato i piani di crescita, sono un idiota. È certo, quando uno è cretino, vabbè, e mi hanno esonerato perché la vita fa schifo, va bene, skippa dritto fino all'anno prossimo e poi cambiamo squadra appena possibile. 2 seconds later. Ciao amici, sono già tornato, vi prego non cacciatemi via mai più. Ok, vedo che sia Gallardo che Almeida sono ancora qui. No, la cosa che mi interessa capire è: mi avete sminchiato completamente la lista di ricerche? Ovviamente sì, ma grazie. Stavo ricompilando tutto quanto il listone di nomi che mi ero segnato all'inizio
all'inizio. E ho visto che ora anche Hummels l'anno prossimo si ritirerà, quindi potremo completare quantomeno la linea da tre difensiva. Clamorosamente anche Giroud, nonostante non avesse annunciato il ritiro, al che dovremmo andare a cercare i quattro giocatori che si sono ritirati, ossia Dzeko, Ronaldo, Di Maria e Giroud. Cominciamo dal regime di Di Maria, che sarà registrato come AT argentino, ed è questo Cristobal Osorio che è finito al Casa Pia. Giustamente, lui si è ritirato in Portogallo, quindi è finito in una squadra portoghese. Giroud si è ritirato al Milan, quindi dovremmo andare a selezionare la Serie A team, ma non esiste. Il regime di Olivier Giroud non è nessuno di questi. Non ho idea di che fine abbia fatto Giroud. Potrebbe essere questo Eden Bernard? Sì, possibile. Ottimo potenziale, è facile che sia lui. Non può essere nessun altro, no? Già che ci siamo, cerchiamo anche il bosniaco, ossia questo Andrei Salihovic del Karagümrük. Ottima riserva. E infine vai con il regen di CR7, ossia Lourenço Barbosa. Solo un 76, quindi peggio addirittura del regen di Giroud. Forse mi conviene spostarlo sull'out, guarda che velocità. Allora, giocatori acquistati, vediamo un attimino di adattarli nel miglior modo possibile alla nostra formazione, perché questo Cristobal Osorio, aka il regen di Di Maria, credo che funzioni bene più come esterno che come AT, giusto? Sì, teoricamente funziona meglio come ala, ma io con le ali non gioco, gioco con gli esterni, quindi arretriamolo dietro e Cristobal è a posto. Poi devo guardare i tre attaccanti, perché almeno uno di questi deve essere spostato altrove, a partire dal signor Lourenço, che no, ci mette troppo a diventare esterno. Può farla AT però, non sarebbe male, eh. Metti Ronaldo, il regen di Benzema, che prima o poi spunterà fuori alle spalle di qualcun altro, bene o male funziona. Stesso discorso per il regen di Giroud, perché Bernard in 6 settimane diventa AT, mentre Salihovic fa fatica a fare tutto, compreso la T. Ok, è ok il cazzo, in realtà io Giroud comunque lo terrei come vice. C'è da dire che non siamo messi benissimo, pensavo che a questo punto avrei avuto già più giocatori, però boh, magari questa volta diamo i piani di crescita a tutti quanti, sennò continuo a dimenticarmi. Spero che sto giro la squadra riesca a giocarsela per la promozione, ma con quel centrocampo lì la vedo dura. Modric, Kroos, vi sto aspettando. E dopo essere stati tristemente eliminati al primo turno dei playoff di Serie B, perché evidentemente è impossibile uscire da questa categoria, tra l'altro dopo un decisamente mediocre settimo posto che è, la cosa che in realtà mi interessa vedere è come sono cresciuti i nostri. Oserei dire bene ma non benissimo. Più 3 per Gallardo, addirittura più 4 per Adriano Almeida, che diventa un 86 in Serie B, vi ricordo. 2 gol per il brasiliano, 1 gol e 2 assist per lo spagnolo, ma sono quelli più offensivi che mi interessano. Cristobal Osorio più 4 da 79-83, 12 gol e 3 assist per lui. Lourenço Barbosa ha fatto più 5, quindi il regen di Cristiano Ronaldo è quello che è cresciuto di più grazie ai suoi 19 gol e 7 assist. Salihovic con 13-5, Bernardo non ha giocato moltissimo, ma da riserva ha fatto 2 gol in 7 partite. Fa strano che con questa squadra io non sia riuscito a uscire dalla Serie B, però bisogna dire che mi manca sia un centrocampo che un portiere. Qualcuno oltre a Hummels ha per caso deciso di ritirarsi? No, vero? E figurarsi. Per inaugurare la stagione numero 4 andiamo a cercare il regen di Hummels, che si è ritirato al Napoli e che è respawnato al Venezia. Hannes Haas, gran nome Hannes Haas. E oltre a essere un gran nome è anche un gran bel titolare. Vediamo se qualcun altro a sorpresa ci ha lasciati. Non nel senso che è morto, ma nel senso che si è ritirato. Se n'è andato Kieran Trippier, quindi non ricordo in che squadra giocasse Trippier. Così come se n'è andato Busquets, attenzione. E Lewandowski, la miseria. Eppure Kyle Walker, regà. Qua, gran colpo. E tra l'altro il prossimo anno se ne andranno Modric, Keylor Navas, finalmente avremo un portiere, Lionel Messi, gran colpo questo, abbiamo la squadra praticamente completa, e anche Griezmann, merda. Magari poi farò un altro giro per vedere se c'è qualche altro nome interessante che mi sono dimenticato, così come ho fatto nella stagione 2. Andiamo a cercare i regen di Trippier e Walker, nella speranza che almeno uno di due possa fare il difensore centrale, please. Samuel Bull, eccolo. L'altro potrebbe essere Alfie Day, che se non sbaglio è il nome di un effettivo giocatore. CDC spagnolo non ce n'è neanche uno buono, forse è segnato come CC. Ah no, semplicemente non l'ho messo in lista, che pirla. Un idiota, sono un idiota. Uno che invece si è ritirato sicuramente è Robert Lewandowski, respawnato come Jacek Baran, giocatore svincolato 79 di overall. Ho la netta sensazione che dovrò dar via il regen di Giroud. Tra l'altro ho appena visto che il regen di Lewandowski ha 16 anni, cazzo è giovanissimo. Samuel Bull, salve, per caso tu dove puoi giocare? In realtà difensore centrale lo farebbe anche. Esterno molto meno. Peccato perché ce l'avrei visto. Spostiamolo difensore centrale, why not? Tra l'altro cala solo di uno e quindi il regen di Hummels viene a fare la riserva. E comunque lì davanti piuttosto vado a vendere Salihovic per evitare problemi di spogliatoio. Cioè meglio Bernard aka Giroud piuttosto che Dzeko in questo momento.
momento. Io mi auguro vivamente che questa squadra non abbia problemi a salire in A. Certo, ci mancano i centrocampisti, certo, ci manca il portiere, ma guarda il resto. Tanto sappiamo tutti come finirà. Arriverò tipo terzo per 2 punti e non passerò ai playoff. E anche quest'anno ci becchiamo i playoff dopo essere arrivati in che posizione in campionato? Quarti a -3 dal secondo posto del Palermo. Prevedibilissimo, cazzo. Come sono andati, boys? Guarda che crescita. A parte che Osorio non è cresciuto tantissimo. Però Gallardo ha fatto di nuovo +3. Almeida ha fatto +2 ed è un 88. E ripeto, forse neanche saliamo dalla B. Bulla ha fatto +3 nonostante il cambio ruolo. Bravo Samuel. Questo deve essere il Legion di Walker, perché è quello più adatto dei due a fare il DC. Osorio ha fatto solo +3, tra molte virgolette, con Barbosa che ha fatto +4. Bernard +3, Baran +4. Però ha segnato solo 8 gol. Molto male la nostra punta polacca. Bene Barbosa con 24 reti invece. Bull con un gol e 2 assist. Almeida 1-1. Gallardo 1-0. Ok. La domanda diventa: riusciremo a passare questi playoff? Simuliamo 0-0 all'andata. Perdiamo 2-1 al ritorno. Bene. Certo, questa è proprio una squadra da serie B. No, no, ma FC24 è un gioco perfetto, senza alcun tipo di sbilanciamento per quello che concerne la simulazione. Ah. Infatti ha perfettamente senso che una squadra con questa rosa non riesca a fare il salto dalla B alla A. Ovvio. Ora controlliamo se è scomparso qualcun altro. Ed è scomparso pure Toni Kroos, che se non sbaglio era al PSG. Gli altri invece ci sono ancora tutti quanti. Ok. Ed apparentemente nessuno di loro sembra interessato a ritirarsi. Va bene, teniamo la mente. Intanto andiamo a cercare questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori. A partire dal region di Keylor Navas, ossia Raul Osorio, 79 di overall. Ora però ho veramente paura di vedere quello di Neuer, perché deve essere mostruoso. E infatti è un 83, Dominic Wagner, appena arrivato al Bayer Leverkusen. Direi che abbiamo un nuovo portiere titolare, con quello non dovremmo avere problemi. Ora mi serve il region di Kroos, che dovrebbe essersi ritirato in una squadra francese, e invece si è svincolato. Henrik Fischer, eccolo qui. Anche se non dice di avere un ottimo potenziale, però teoricamente è lui. Vai ora col croato, datemi il region di Modric. Ilija Dragovic, 76 pure lui, ma i centrocampisti rinascono male comunque. Di Mares sinceramente non ricordo il ruolo esatto, quindi cerchiamo semplicemente un algerino tra i 16 e i 19 anni. Ed eccolo qua, Murad Ibrahim, 17 anni dall'Alta I, 96 di accelerazione, 88 velocità scatto. Porca minchia. Ora ci servirebbe il region di Griezmann, ma ho dei grandi dubbi, perché mi appare questo Gilles Briand, 18 anni, 72 all'Atalanta, il che ha senso perché si è ritirato al Milan Griezmann. Ma abbiamo anche questo Yannis Hubert, che probabilmente si avvicina anche di più guardando le statistiche. Facciamo finta che sia lui il region, giusto, vero? Smash a like. E ora signori, la T argentino, il region di Lionel Messi, Ugo Bustamante, 85 di overall del Colorado Rapids. Gran bel giocatore questo Ugo, decisamente. E per quanto possa sembrare stupido, io Bustamante lo metterei come esterno di centrocampo, tenendomi così lo slot libero per la T, H, il region di Benzema, che sarà turbo P. Perciò Ibrahim viene a fare la riserva. Va bene così per me, guardate. Ah yes, l'incredibile realismo di vedere una squadra di serie B sborsare 105 milioni per comprare il nuovo talento generazionale Ugo Bustamante. Ovvio, no? E quindi splendori, questa è la formazione con cui scenderemo in campo. Per la prima volta l'11 titolare è composto unicamente da Rigen. Infatti Wagner e Neuer, Gallardo e Sergio Ramos, Almeida e Thiago Silva, Bull e Kyle Walker, Bustamante, Messi, Dragovic, Modric, Fischer, Kroos, Osorio, Di Maria, Aubert, Griezmann, Barbosa, Ronaldo e infine Baran, Lewandowski. Per giunta abbiamo anche qualche nome in panchina, perché abbiamo Osorio, abbiamo Haas, abbiamo Ibrahim, abbiamo Bernard. Ora devo semplicemente liberarmi di un po' di giocatori, perché ho la rosa sovraffollata in primis. Cambiare i ruoli a tutti quelli che necessitano un cambio e infine sistemare anche alcuni ruoli. Sì, perché ho gente cruciale che dovrebbe essere al massimo turnover e quant'altro, quindi sì, sistemo tutto. 2 hours later. Ok, ci siamo signori. Guardando questa rosa io non vedo un team che deve lottare per la promozione in A. Vedo un team che dovrebbe lottare per un posto in Champions. Accetterei come minimo l'Europa League, cazzo. Simuliamo la prima stagionale contro il suo tiro e speriamo di schiantarli 6-7-0. Vinciamo 4-1. Barbosa, Baran, Bull, Gallardo. Tengono due difensori centrali, ma va bene così. L'importante è farli questi stramaledetti gol. Poi vi prego, per favore. Non dico che dovremmo fare punteggio pieno in Serie B, però, cioè, dovremmo avvicinarci il più possibile. Anzi, vi dirò la verità, nel frattempo potremmo anche puntare alla Coppa Italia. Battiamo anche la Lazio, siamo ufficialmente in semifinale di Coppa Italia. E ora tocca al Napoli in semifinale, con cui pareggiamo all'andata. Vi prego, fatecela, mandatemi in finale di Coppa Italia. No, abbiamo perso 2-1 il ritorno. Peccato. Vabbè, poco importa. L'importante è che questa squadra abbia stradominato la Serie B. Ha comunque perso 6 partite, non mi capacito di come, però GG. C'è letteralmente un giocatore della Lettonia sul podio dei migliori marcatori, ma non uno dei nostri, certo, tutto sotto controllo. Però guardate come sono cresciuti bene. Wagner ha fatto +3. Gallardo solo +1, Almeida +1, ma è un 89. Bull ha fatto anche +4. Bustamante ha fatto +4. Bravo Messi. Dragovic +4, Fischer +4. Ibrahim +3, quindi si conferma un'ottima riserva. Aubert come AT non ha fatto male. Abbiamo il primo 90 di questa squadra, ossia Lorenzo Barbosa, H, Cristiano Ronaldo, con Jacek Baran che sale a 88. E bravi ragazzi. 16-5 per Baran, 12 gol per Bernardo.
Bernard, che è entrato spesso dalla panchina, mi verrebbe da dire. Barbosa con 22, Aubert con 10, Osorio con 14-16, stagione incredibile per il Legend di Maria, con Bustamante che fa 10-6, beh, non male, Bull con 4 gol addirittura. E se non ho visto male abbiamo fatto solo 5 reti inviolate. Cioè, certo, tutto questo mi sembra perfettamente sensato. Tutti voi siete ancora convinti di voler continuare a giocare? Evidentemente sì. Contenti loro, contenti tutti. Fatemi fare un piccolo check per vedere se ho dimenticato qualcuno per strada, magari. Tipo Marquinhos, segniamolo. Segniamo anche De Paul, perché effettivamente ci servono dei centrocampisti. E stesso discorso per Goretzka, che è finito al Villarreal. Ok, frate. In effetti mi ero dimenticato di Momo Salah. Cazzo, Salah bellino. Ok, listone aggiornato con qualche altro giocatore che adesso potrebbe cominciare a ritirarsi. Stiamo per entrare nella stagione numero 6. Finalmente la prima in Serie A, era ora. Il problema è che teoricamente per questa stagione nessuno dei giocatori che abbiamo nella lista si è ritirato. Ma sarà veramente così? Assolutamente no, perché vedo già scomparso Thiago, proprio Thiago Alcantara. Si è ritirato Benzema, quindi signori abbiamo la nostra stella. Continuo ad avere buchi qua e là, ma realisticamente con il regen di Benzema, il regen di Salah, il regen di Thiago, vado a fillare 3 dei 6 slot mancanti. In ogni caso anche questa volta pare che nessuno voglia ritirarsi, ma vedremo con l'inizio dell'anno nuovo. E come detto andiamo a prendere il regen di Salah, che sarà la prima riserva dalla panchina per quello che riguarda gli esterni. Il regen di Thiago Alcantara, che non saprei dove andare a pescare sinceramente. Giocava in Francia, no? Quindi potrebbe essere questo Lopez, ma è più facile che sia Rodrigo Ortiz. Xabi Jiménez, lui dovrebbe teoricamente essere invece il regen di Iago Aspas. Immobile invece si è ritirato in Inghilterra e quindi dovrebbe essere Vito Bianco. Non lo è, cioè Matteo Bianchi però. E che ripeto, non so quanto utile mi possa essere. Mentre chi mi sarà utilissimo sarà un certo regen di Karim Benzema. Francese tra i 16 e i 19 anni. A te, cercalo. Ah, Cédric Guillon, 89 di overall della Lali. Bello, bello, bello. Quindi questi sono i 4 che andrò a prendere, con il regen di Iago Aspas che farà da AT di riserva. H il quarto dopo Griezmann, Cristiano Ronaldo e Benzema. Stavo ricontrollando la lista per sincerarmi di non essermi perso nessuno per strada. Indovinate un po', mi sono perso qualcuno per strada. E quel qualcuno è niente poco di meno che il regen di un difensore centrale senegalese, H Kalidou Koulibaly, il cui regen dovrebbe essere questo Cheikh Sakho. Bello, guardalo, 79 di overall a 19 anni. E ora, grazie all'acquisto del buon Sakho, mi ritrovo con una squadra composta da 22 giocatori, dei quali soltanto 2 non sono regen, ossia Dejan Kovacevic ed Emiliano Fontana, rispettivamente un DC e un CC. Mancano 2 giocatori per completare il team. Avanziamo quindi fino al 20 di agosto, H, il primo giorno in cui giocheremo una partita in Serie A, e speriamo che si riesca a fare bene questa stagione, perché non voglio star lontano dall'Europa per un altro anno. È anche vero che è il primo in cui posso effettivamente giocarmi un posto in Europa, però dettagli. Partiamo subito di cattiveria contro la Lazio, 3-2-1, simulata rapida, vinciamo soltanto 1-0, con la rete di Baranak, il regen di Lewandowski. E certo, no, ovviamente veniamo eliminati dalla Coppa Italia per mano del Cosenza. Mi sembra perfettamente corretto, d'altronde non è che la mia formazione di riserva sia 1000 volte più forte della titolare del Crotone, che non è neanche il Crotone, è il Cosenza, maledizione. 31 maggio 2029, H, alla fine della stagione numero 6, la prima per noi in Serie A, che si conclude con un bel quarto posto alle spalle di Napoli, Milan e Inter campione d'Italia. Individualmente com'è andata, raga? Che è stato il bomber Barbosa con soltanto 12. Secondo FC24, se tu sei una neopromossa non puoi performare bene. Anche se tutti i tuoi giocatori titolari sono dei 90 più, non puoi performare bene. Qualche grosso upgrade c'è stato per caso. Bull ha fatto più 3. Mostruoso il regen di Walker messo centrale. Tra l'altro ha pure 99 di velocità, alla faccia del cazzo. Più 2 per Bustamante che sale a 91. Più 3 per Fischer, H, il regen di Cross. Più 4 per il regen di Thiago. Più 3 per quello di Di Maria. E infine più 3 per quello di Lewandowski. Cioè, cazzo, la formazione titolare ora è composta quasi unicamente da 90 di overall. Ma sono un idiota, ecco qual è stato il problema. Erano sempre stanchissimi. Mi sono dimenticato di modificare i piani di allenamento. Vabbè, succede. Ripeto, sono un idiota. Vedremo di sistemare le cose per la stagione numero 7, che punto primo sarà quella dell'esordio in Champions, che personalmente credo anche di poter vincere. E che in secondo luogo potrebbe anche essere la prima stagione con una squadra composta interamente da regen. Ah, e già vedo una bella notizia, perché signori, si è ritirato Ilkay Gundogan. Volendo potremmo andare a prendere il regen di Bounou come terzo portiere. E sbaglio, si è ritirato pure Alaba. Bella notizia, signori, abbiamo la squadra completa. Cominciamo dal portiere marocchino Issam Said dell'Al Raed in Arabia Saudita, che in quanto regen di Bounou verrà a fare il terzo portiere, anche se potremmo realisticamente farne a meno. Dopodiché il regen di Alaba dovrebbe nascondersi qua, ma non appare. Com'è possibile? Intanto andiamo ad accaparrarci anche Oliver Hoffman, H Gundogan 2.0. Però Alaba dove minchia è finito? Dai, per favore. Sapete che non c'è da nessuna parte?
Che cosa strana. E la cosa che mi fa rosicare è che nessuno dei difensori centrali che ho attualmente in lista sembra volersi ritirare. Assurda sta roba. Vabbè, prendiamo sti due. E ora, splendori, con questa squadra ulteriormente rinforzata, la prima partita dell'anno la dovremo giocare contro l'Inter, campione d'Italia in carica. Gran bella squadra quella dei nerazzurri, che ci permetteranno di confrontarci contro una squadra potenzialmente pericolosa anche in Champions. 3-2-1, simula rapido. Perdiamo 2-1 con le reti di Di Marco e Lautaro che rimontano quella di Baran. Non buono, però ok. Sarebbe carino riuscire a fare una doppietta? Assolutamente sì, però sappiamo quanto difficile sia effettivamente vincere un campionato su sto gioco. Voglio vedere i gironi di Champions. E siamo finiti in un girone bello tosto. Il gruppo A comprende Arsenal, Porto e Fenerbahce. Teoricamente sulla carta dovremmo riuscire a passare, ma questo gioco è infame e non sono quattro clienti proprio comodi. Teoricamente basta un'altra vittoria come questa sul Porto per guadagnarsi la qualificazione agli ottavi. Poi vabbè, battiamo pure l'Arsenal, quindi signori, molto bene. Passiamo infatti il girone come primi con ben 13 punti e agli ottavi dovremo affrontare il Manchester City. Grazie per la clemenza, con tutte le squadre che potevano arrivare seconde, il City. E insomma, bello, bello schifo. Ah, intanto c'è pure la Supercoppa. Vinciamo la semifinale contro il Milan e poi perdiamo la finale con l'Inter. Che palle, oh. Non ricordo se avessi vinto il campionato di Serie B, però realisticamente potrei essere ancora a secco di trofei. L'andata degli ottavi contro il City finisce 0-0 e ora un pochettino mi caco nelle mutande. 3-2-1, andrà malissimo, già me lo sento. E infatti, Haaland, Foden, siamo fuori agli ottavi. Almeno nelle altre competizioni mi state dando qualche gioia. In Coppa Italia siamo in semifinale contro l'Inter, mentre in Serie A siamo terzi a meno 14 dal Milan primo. Ma com'è possibile? Speriamo nella Coppa Italia a sto punto. Vinciamo 3-2 l'andata della semifinale e ci facciamo ribaltare al ritorno. Ma non è possibile! Quest'anno lo chiudiamo al terzo posto alle spalle di Milan e Napoli, con l'Inter che è turbo crollata, arrivata addirittura settima. Ma ottenere quei risultati con questa formazione non ha il minimo senso, perdonatemi. Bomber stagionale, Jacek Baran con 30 gol e 4 assist, seguito da Guillon con 28 e 9. Terzo, Lourenço Barbosa con 13 e 9 che ha fatto il suo, ma ci sta. Mi è appena venuto in mente che l'anno prossimo, se non ho visto male, si ritira De Bruyne. E infatti sì, regà, forse abbiamo un nuovo centrocampista titolare. Oh mio Dio, sì, si è ritirato anche Smalling, forse abbiamo effettivamente una formazione completa. In realtà si è ritirato un botto di gente, ma va bene così, mi prendo De Bruyne e Smalling e sono contento. Eccolo qua, Alfie Davy è il regen di Smalling che farà da sesto difensore. Mentre De Bruyne è segnato come CC oppure come COC, perché purtroppo invece no, è segnato proprio come CC. Guardalo qua, Mikkel Janssen del Monza, e direi che mi gioca a titolare lui. E siccome mi sento magnanimo, caro Monza, ti interessa il regen di Modric? Perché non è cresciuto tantissimo. Vogliono lui più 30 milioni, sai una cosa, va bene, lo sto strapagando, ma ok. Questo giro, la prima partita dell'anno, dobbiamo giocare contro il Cagliari. La formazione è questa. Siamo pronti, siamo carichi. 3-2-1, 0-0. Bene. Le mie speranze di poter vincere qualcosa con questa squadra stanno diminuendo ogni giorno di più. Vediamo cosa viene fuori per i gironi di Champions, perché purtroppo posso aspettarmi qualsiasi cosa ormai. Abbiamo lo stramaledetto Lupopoli, con cui perdiamo 2-1, ovviamente. La Dinamo Kiev, che ci batte 3-2. Siamo fuori dalla Champions, è incredibile. No, ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo passati come secondi con soli 9 punti. Abbastanza imbarazzante. E agli ottavi ci becchiamo al Barcellona, certo. Perché non l'Ajax? Perché non il Red Bull Salisburgo? Ma la vita fa schifo. Lato positivo, in campionato siamo davanti. Non dico nient'altro, dico solo che siamo davanti attualmente. E perdiamo la Supercoppa Italiana ai rigori. Grandi, ragazzi, mio Dio, siamo perseguitati dalla sfiga come team, è incredibile. Allora, sulla carta il Bayern sta mettendo in campo una formazione decisamente pessima, quindi per favore facciamoci valere una volta tanto. Vai, simula. 2-1, Ghione Gaiardo. L'unica cosa che dobbiamo fare, letteralmente l'unica, è gestire il vantaggio preso nell'andata. Dai, cazzo, sì! Ortiz Cuellar si passa ai quarti. E porca di quella puttana, però così non va bene, dai! Vabbè che realisticamente qua giusto l'Ajax e l'Lens sarebbero state due squadre facilmente abbordabili, però minchia. Diciamo che il PSG è una formazione leggermente più interessante, se proprio vogliamo essere onesti, vai. Pessima accoppiata di maglie, ma chi se ne frega? Vinciamo 3-2, Ortiz, Barbosa e Baran. Tra l'altro mancano 6 partite alla fine del campionato e siamo avanti di 4 sul Milan, e forse potremmo addirittura fare un triplete, perché abbiamo pure vinto la semifinale d'andata in Coppa Italia contro il Bologna. La speranza c'è. Stesso identico discorso che ho fatto prima del ritorno col Barça. Basta resistere al 3-2 dell'andata e ce la facciamo con un gol di Barana all'88esimo. Che culo. Intanto col pareggio 2-2 contro il Bologna raggiungiamo addirittura la finale, che dovremo giocare contro la Lazio il 21 maggio. Ma in semifinale di Champions ci siamo beccati il Real Madrid. Vabbè che da adesso in poi qualsiasi squadra è uno squadrone. Siamo senza Rigondi di Maria, che si è fatto espellere nella partita precedente. Simula veloce l'andata
giornata, vi prego, facciamocela, perdiamo 2-1. Doppietta di Bellingham che sbaglia pure un rigore, Barbosa ci riapre i giochi, incrociamo le dita per il ritorno. Ma in tutto questo in campionato siamo a più 6 sul Milan a 3 partite dal termine. Sapete cosa vuol dire questo? Che se battiamo il Palermo con ogni probabilità siamo campioni d'Italia. Abbiamo perso 2-1, ma porca puttana. Ah, che pessimo momento di forma, vi prego, per la rimonta, per la rimonta contro il Real. Ce la facciamo! La decide una doppietta del polacco al minuto numero 107 dei supplementari. Cazzo sì, finale di Champions. E raga, che culo, il Milan ha perso la partita precedente, quindi adesso ci basta un punto in due partite. E questo punto arriva contro l'Udinese accompagnato da altri 2-3 punti con il 3-2. E signori, l'FC Felice è campione d'Italia, ufficialmente primo titolo sollevato da questa squadra. Trofeo, non titolo. E i titoli possono diventare due andando a battere la Lazio di Rafinha e McTominay. E questa la simuliamo lenta perché voglio eventualmente godermi una bella premiazione intanto, in vista della finale di Champions che poi andremo a giocare contro o Arsenal o non ricordo quale fosse l'altra squadra. Buon recupero palla del numero 20. Serve il 15. Guillon, il regen di Benzema, ci porta avanti al minuto numero 18. Bustamante in area, Bustamante. Palla rimorchio per il numero 11. Baran raddoppia il Fenice. E signori, dopo un secondo tempo noiosissimo, l'arbitro fischia alla fine. Il Fenice FC ha sollevato il suo secondo trofeo nell'arco di 3 giorni. Ed ecco Capitan Gallardo, il regen di Sergio Ramos, che batte il 5-6 compagni. Si avvicina alla coppa, la afferra e la alza alta su nel cielo di Roma, nel centro dello stadio olimpico. Siamo campioni d'Italia per 2. Giusto per dovere di cronaca vi dico anche che concludiamo il campionato con 82 punti. E posso dire di essere orgoglioso di questa squadra, perché guardate che crescita, tra l'altro ottenuta senza sfruttare alcun tipo di bug. In tutto questo stagione mostruosa del 21enne Baran con 40 gol e 8 assist. Bene anche Guillon con 26 e 17. Barbosa 19 e 9. Osorio 10 e 7. Bustamante e Rigen di Messi un po' sottotono e non ha mai fatto grandi stagioni. Ma ora ciancio alle bande perché è il momento della finale di Champions contro l'Arsenal. Oh, poi, grazie a Davide per l'abbonamento. Mamma mia, caschi proprio a fagiolo. Ricordatevi che se mi volete supportare vi potete anche abbonare al canale. Abbiamo più livelli di abbonamento con diverse perk. Grazie ancora a Davide per il supporto. Andiamo a vincere questa stramaledetta Champions. Non servono introduzioni. Osorio in area al numero 10. Prova a calciare a giro. Pallone in angolo con un tocco di mano di Ake in realtà. Quindi non è angolo, bensì rigore. Vediamo se c'era davvero questo tocco di mano. No, ho colpito la coscia. E allora proprio perché sono un gentiluomo, guardate cosa faccio. Tiè, non ironicamente credo di star guardando la finale di Champions peggiore di tutti i tempi. Cioè, squadre che fanno errori a destra e a sinistra. Nessuno che riesce a capitalizzare sugli errori degli altri, come Baran in questo momento, che si invola, palla sul mancino, calcia Baran, Ramsdale mette in angolo. Primo tiro pericoloso al 47esimo. Osorio dalla bandierina, destro ad uscire, verso Baran, in rovesciata! Segna il polacco, vantaggio Felice al 48esimo, ultimissima azione del primo tempo e la sfrutta alla grande. Mio Dio, manco farlo apposta, ma che pezzettino di Baran, ma che bello. Mamma mia, coordinata alla perfezione, palla che va all'incrocio per giunto, oddio, all'incrocio non proprio. Palla lunga, Almeida di testa, le ha prese tutte quante, il regine di Thiago Silva, un mostro lì dietro. Bravo Guillon adesso ad andare via, può servire con nazionale, regen di Giroud ma non lo fa, lo vede ora. Va a calciare col mancino Bernard, 2-0 Felice. Va che bel mancino, va come si è coordinato bene il nostro 28. Vabbè, Ali di testa, cercare Aubert, appena entrati i due, Aubert, il regen di Griezmann che entra in area di rigore, ancora Aubert, da rimorchio, da Bernard, ci arriva Ramsdale, tap-in vincente di Guillon, 3-0, risultato tondo e signori, la Champions è nostra. Giunti al 92esimo minuto, la partita finisce qui, siamo ufficialmente campioni d'Europa, dal non vincere una sega a fare il triplete in una stagione, certo, ovvio, mi sembra più che plausibile uno scenario simile, sì, ed ecco Capitan Gallardo che si è vicina alla coppa, purtroppo poverino avrà ormai male alle spalle da tutti i trofei che deve alzare, la guanta per le grandi orecchie e la alza alta su nel cielo di Manchester, siamo campioni d'Europa, mio Dio che finale incredibile, inaspettato perché ripeto per come stavano andando le cose pensavo di metterci una vita eterna a vincere la Champions, ma un finale incredibile, direi un buon modo per finire questo 2023.